di personale ATA, studenti e famiglie, desidero porgere il mio più caloroso saluto ai presenti e in particolar modo ai cittadini di Seligenstadtum a Mainz. Holland, ihr Freunde, seid gegrüßt, allwo Musik das Fest versüßt, wie kann nicht sein, ein Glebe, liebe Lache, so wie es dir gefällt. Ringraziamo voi, gli amici di Seligenstadt, Dankeschön. Nazionali e poi abbiamo ascoltato l'inno europeo che li ha in qualche modo accorpati tutti. Diciamo che questo stesso concetto di un'Europa come noi oggi la stiamo faticosamente costruendo non sarebbe proprio possibile se non avessimo alle spalle il personaggio di cui oggi parliamo. È la zona che gli storici usano dire collocata fra la Loira e il Reno, dove si forma il nuovo nucleo della classe dirigente che comanderà l'impero carolingio. Era una società fortemente militarizzata. Il popolo dei Franchi era un popolo costituito prevalentemente da una elite di guerrieri che legava a sé persone attraverso una rete di rapporti di fedeltà personale. Le guerre venivano organizzate, ogni radice del potere era la terra. I Franchi, vincenti sulle altre popolazioni germaniche che erano entrate nel territorio dell'impero, è stata la precoce conversione dei Franchi stessi, del re Franco, Clodoveo, Clovis come dicono i francesi, nel 491 al cattolicismo. Il padre di Carlo Magno, Pipino, e questa è una cosa molto importante, viene unto re in Francia, vicino Parigi, dal Papa. Questo nuovo legame tra Roma e i re Franchi aiuta, anche grazie alle grandi capacità militari che i Franchi avevano, a compiere questo grande balzo in avanti che porta il regno Franco a diventare praticamente l'unica potenza europea sotto questa autorità di Carlo Magno, legata da religione, cultura e soprattutto da legami proprio pratici di convivenza. Uno dei grandi strumenti attraverso cui si materializza il potere universale di Carlo Magno è la moneta. Ecco, il primo euro che noi conosciamo nella storia europea è quello emesso da Carlo Magno. Ma vedete che viene presentato come Marco Aurelio e come un imperatore romano, perché la sua legittimità derivava dall'essere imperatore coronato a Roma, che era il luogo che generava l'autorità. E la formazione di una classe di grandi proprietari terrieri ricchi e di monasteri ricchi, che quindi avevano bisogno di costruire residenze, chiese fastose, imponenti, porta il fatto che queste persone investono parte dei prodotti delle loro terre per comprare cose. Molte di queste cose non c'erano in Europa, artigiani, prodotti di lusso, le dovevano far venire da fuori, da lontano, dall'Oriente, dal mondo arabo. E quindi questa situazione è il momento in cui ricominciano i commerci in Europa. Vedete che a morte verranno divise le terre dell'impero e da questa divisione
creata nel Trattato di Verdun dell'843, si trova in embrione la carta dell'Europa contemporanea. Il regno dei Franchi occidentali, che diventerà il regno di Francia, il regno dei Franchi orientali, che diventerà il regno di Germania sotto gli Ottoni, sotto i re della casa di Sassonia, e in mezzo questo regno intermedio che ci fa capire perché oggi sulla carta dell'Europa esistono nazioni come il Belgio, come l'Olanda, come il Lussemburgo e come la Svizzera, e ci fa capire questa zona intermedia perché per 200 anni francesi e tedeschi si sono ammazzati sulle rive del Reno, perché quello era il punto di non definizione delle aree di egemonia di una e dell'altra parte. Questo è un punto molto 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 importante da ricordare. Ed è anche il momento, quando l'impero carolingio crolla per le divisioni successive alla morte del figlio di Carlo Magno, il momento in cui l'Europa verrà invasa, verrà toccata da una nuova ondata di invasioni, a questo punto rappresentate non più dai Germani, perché ormai i Germani erano in Italia, erano in Europa, erano i nuovi padroni dell'Europa, ma dai Vichinghi, dagli Scandinavi, dagli Ungheresi, dai Magiari, che erano arrivati nel frattempo nella zona dove ancora oggi esiste l'Ungheria, e dagli Arabi che premevano dal Mediterraneo. La resistenza e la convivenza con queste nuove forze crea intorno al 1000 la presenza di tutti gli elementi a cui siamo abituati nell'Europa di oggi. In principio c'è l'eredità che proviene dal mondo greco, ellenico in generale, ma direi anche che via via, e lo dico in maniera molto rapida, parecchio ci viene dal Medioevo, come è stato accennato già nella relazione precedente, e molto viene ancora dalla cultura e dalla civiltà del Rinascimento. L'Ottocento è il grande secolo del romanticismo, è vero, lo sappiamo tutti, la letteratura, l'arte, il romanticismo, ma è anche il secolo del nazionalismo. Nel 1941 Altiero Spinelli ha avuto 17 anni di punizione dal fascismo per le sue idee antifasciste. Dunque è un confinato politico. Cosa dobbiamo ad Altiero Spinelli? Dobbiamo una cosa per me straordinariamente bella e importante, soprattutto pensando che si tratta del 1941, quando l'Europa è veramente messa a ferro e fuoco. Bene, dice Spinelli, ci dobbiamo preoccupare di quello che sarà dopo la fine di questa guerra tremenda. Ci dobbiamo preoccupare di sapere che le guerre sono figlie del nazionalismo, cioè quando una nazione, oppure ogni nazione, immagina di valere più delle altre, vuole imporre alle altre il proprio dominio, inevitabilmente l'Europa si rompe, si frantuma, rinasce in maniera inarrestabile questa violenza, questa aggressività. Come si rimedia, dice Spinelli? Si rimedia quando, finita la barbarie della guerra, riusciremo a costruire gli Stati Uniti d'Europa. L'idea del federalismo è fortissima. Dal 1950, dal Trattato di Roma, a venire avanti, due scuole di pensiero. Quella di Spinelli, detto in parole semplici, povere, piccole, Spinelli dice: ci vuole la politica, deve essere la politica a costruire
e a permeare di sé l'Europa. Ci vogliono istituzioni europee che funzionino, e ed è la politica che deve guidare l'economia. L'altra scuola di pensiero, non me ne vogliano gli amici francesi, c'ha un altro caposcuola che è Jean Monnet, grandissima figura, il quale però ha un'idea diversa, che sia il mercato a costruire l'Europa, la politica seguirà. Da questo momento in poi l'Europa camminerà su tutti e due i binari. I giovani, i ragazzi, gli studenti si muovono molto per l'Europa, è vero? È la nostra speranza. Noi non parliamo una lingua comune, ci aiutiamo con la lingua meno europea di tutte, con l'inglese. Io sono per esempio entusiasta della Carta dei diritti, la Carta di Nizza, così abbiamo sistemato Jean Monnet, ma la Carta è di Nizza. Sono abbastanza fiducioso nel Trattato di Lisbona, ma devo ammettere che non è stata la politica a dettare legge all'economia, è successo purtroppo il contrario. Es gibt keine Alternative für diesen Weg, wenn jemand sagt, wir wollen zurückkehren zum Markt, zum Franken, zur Lire. Es gibt nur ein vereintes Europa und diesen Weg gibt es. Es gibt da kein Zurück, ansonsten würde alles wieder zersplittern. Man kann nicht sagen, wir lassen jetzt das Projekt Euro. Das macht keinen Sinn. Es gibt keinen Ausweg, nur diesen einen Weg, der zwar lang ist, wie er sagt, zu einem vereinten Europa. Sicuramente saremo in grado di ricambiare l'ospitalità che ci avete dato voi cittadini di Seligstadt, in particolar modo i cittadini, il sindaco di Trieste, che ho avuto il piacere e l'onore di essere ospitato nella sua città, e quindi ricambieremo l'ospitalità nel migliore dei modi. Ringraziamento anche ai due relatori, il professore D'Agostino e il professore Marazzi. Penso che argomenti del genere devono essere approfonditi e sicuramente ci sarà un'altra lezione da parte vostra, che penso che sia molto importante ricordare i valori dell'Europa e della moneta unica, come diceva il professore Marazzi, che parte da molto molto lontano, e quindi approfondire questi argomenti proprio in questo particolare momento dove nella nostra nazione c'è questo vento anti-europeista.